earth is flat, you're being lied to. The earth is flat, you're being lied to. The earth is flat, you're being lied to. The earth is flat, you're being lied to. Hello a tutti quanti. Vi ricordate di questo scioccone? Questo video è per tutti i creduloni che credono alla NASA nello spazio. È photoshoppato, ma deve esserlo. Ero proprio come voi, una di quelle persone che pensavano che l'Hubble e tutte queste immagini, tutto quello che ci facevano vedere fosse veramente quello che stavano guardando. Ma se ascoltiamo le loro stesse parole, ci dicono che vedono solo dei dati. Non c'è nient'altro se non strisce di dati quando si è lontani. Tuttavia nel 2017 continuano a raccontarci che non abbiamo delle fotografie della Terra perché non siamo in grado di andare abbastanza in alto, abbastanza lontani per poter usare strisce di dati. Ma osserviamo questo, perché quello che ci raccontano qui attraverso le loro stesse parole sono solo delle cavolate. Probabilmente avrete già visto immagini come questa dalla NASA, grandi e bellissime scene di cosmi e di mondi oltre il nostro. Mi sono sempre chiesto chi ha fatto questi e come li hanno fatti. Questi sono Robert Hart e Tim Pyle, due artisti multimediali alla IPAC Caltech. Sì, il file è buono. Prendono le scoperte scientifiche che assomigliano a qualcosa di simile a questo e le trasformano in qualcosa di simile a quest'altro. Recentemente gli scienziati hanno scoperto il sistema TRAPPIST-1, una stella nana con 7 esopianeti orbitanti, alcuni dei quali possono anche ospitare vita. Normalmente quando abbiamo 1, 2, forse 3 esopianeti, li dobbiamo perlomeno illustrare al volo, ma questa volta ne sono arrivati 7. E tutti loro sono simili, hanno un potenziale simile alla Terra e potenzialmente sono in grado di avere acqua in superficie. Questo si è presentato un livello di progetto differente da affrontare, ma tutto quello che hanno a disposizione per il loro lavoro è questo, un grafico che mostra dell'intensità di luce che arriva dal TRAPPIST-1. Ogni raggruppamento rappresenta il passaggio di uno dei pianeti davanti alla stella nana e da questi dati gli scienziati sono in grado di calcolare tutto, dalla grandezza del pianeta alla massa, dalla densità al periodo dell'orbita. In realtà abbiamo sempre pochi valori nei dati, ma cerchiamo sempre di creare un modello plausibile che perlomeno non vada contro quello che sappiamo essere vero in questo che stiamo scenando. È un bel equilibrio, creare qualcosa di fantasioso assicurando che i rendering siano scientificamente accurati. Uno dei pezzi artistici che ho fatto per il TRAPPIST-1 è stata la vista della superficie del pianeta TRAPPIST-F. Per questo pianeta si è stabilito che fosse abbastanza fisso, da una parte gelato, dall'altra no. Si è anche fissato che avesse una bassa densità, il che significa che poteva esserci una grande probabilità che potesse esserci acqua in superficie in prossimità delle rocce aride. Abbiamo determinato che la migliore visione che potevamo illustrare, essendo fisso, doveva apparire con l'acqua dalla parte che guardava la stella e ghiaccio dal lato opposto con una linea di determinazione, ossia la transizione dal ghiaccio all'acqua. Molto bella. Così abbiamo voluto creare la superficie di quel pianeta inserendo una fotocamera e creare una prospettiva proprio su quella linea di determinazione. Ed oltre a questo siamo in grado di vedere questa persistente luce perché essendo fisso la stella non si potrà mai vedere sorgere o tramontare e su questo tratto della superficie si vedrà sempre il tramonto sull'orizzonte di quella stella. Ci sono un sacco di iterazioni tecniche nel cercare di trovare le strutture e gli aspetti che vogliamo appaiano sulle superfici. Poi ci sono dei livelli extra, sapete, con prove continue fino a sentire che è giusta. E questo è quello che abbiamo fatto una volta inseriti i dati degli scienziati, quasi come un istinto. Questa è una delle dispute che abbiamo avuto, giusto di quanta pressione abbiamo ricevuto per rendere reali queste foto contro l'arte schematica. Penso che faremo decine di queste foto più realistiche perché c'è qualcosa di emozionale in questo, immaginare che c'è un vero gioco là fuori. È photoshoppato? Ma deve esserlo!